Sì, buongiorno a tutti. Manuel Vescovi, segretario nazionale della Toscana. Prima di tutto permettetemi una battuta riguardo a quello che ha detto prima Massimiliano. Io sto diventando genitore e sono in papà, e sono in discussione su mia moglie chi deve fare il genitore 1 e il genitore 2. È una follia, eh! È una follia cambiare una tradizione! Chi fa il primo e il secondo? Rientro nell'argomento principale, cioè il federalismo, l'autonomia e l'autodeterminazione. Questa mozione la avallo totalmente, è la madre delle battaglie. Io sono stanco continuamente di vedere continui privilegi alle regioni del sud a discapito delle regioni del nord. Il 4 settembre 2013, 190 milioni ancora alle regioni del sud per aprire le imprese. Qui le imprese stanno chiudendo e loro continuano a dare i denari al sud. Allora, questa è la madre delle battaglie, il federalismo, l'autonomia, l'autodeterminazione. Io chiedo solo una cosa, di poter mettere come primo punto in questa mozione, dove si dice di cambiare la Costituzione, di aggiungere anche e prevedere che nella Costituzione ci sia la possibilità di prevedere dei referendum per autodeterminare le regioni se vogliono diventare stati autonomi, per cui di rilevarlo anche a livello costituzionale, perché questa è l'espressione, secondo me, vitale per quanto ci riguarda. Io vedo la battaglia che stanno facendo gli amici in Veneto, io sono veneto ma vivo in Toscana, ed è quella di dire e far capire a tutti i residenti, indipendentemente dal colore PD e PDL, di poter andare al referendum perché le persone possono esprimersi se rimanere qui o diventare autonome. Io con questo vi ringrazio e buon lavoro a tutti. Grazie, Lusia.